In data 29 del mese settembre dell'anno 14 del 2000, riunitasi spontaneamente e liberamente la cittadinanza di Padova, con voce colma e determinata annuncia e dichiara che il denunciato degrado altro non è che espressione di vita. Credo che l'amministrazione comunale stia scegliendo un modo di governare la città che non è opportuno. Vuole semplicemente normare escludendo una parte delle persone che vivono in questa città. Come la vedo io, gli universitari sono sempre stati una risorsa e anche un problema per la città. Allora, sei capace di gestire questa cosa e di offrire dei servizi e qualcosa di positivo, o adotti una politica repressiva che finisce inevitabilmente per acuire il problema. Tanti atteggiamenti di chiusura, sono cose provinciali secondo me, il divieto di mettere le biciclette fuori anche dove non danno fastidio. Io sono un ciclista, mi sono sempre mosso in bici, non ci sono sufficienti ghiere, allora le bici vengono legate ovunque, allora o metti più ghiere oppure fai una multa di 100 euro a chi mette la bici fuori dalle ghiere. Sembra che verranno applicate con intelligenza e questo vuol dire, diciamo, con discriminazione, per cui verranno utilizzate solo per colpire alcune persone che non sono bianche, non sono cittadini DOC. Ma quello che vedo qua negli ultimi anni qua in Italia, specialmente a Padova, disgustoso! Ci deve essere un sistema diverso dal semplice ghettizzare, contrastare in maniera massiccia. Un po' di umanità, insomma, ecco, si può avere umanità, civiltà con la pulizia. Su Facebook sembra sempre che sia una cosa di popolo, poi alla fine quando arrivi le organizzazioni sono sempre le stesse. Il rischio di trasformare una protesta su temi molto concreti come quella del degrado urbano, limitarla a una protesta dei centri sociali rischia di non essere incisiva.